pomeriggio. Allora, sono davvero onorata, ci tengo a dirlo, di dare il via a questo progetto e a questa mostra. Sono anche un po' emozionata, devo riconoscere. In genere io sono una che non si emoziona tanto, ma questa volta lo sono davvero. E noi abbiamo sempre parlato della settimana lucana, anche negli anni passati l'abbiamo sempre un po' raccontata come la metafora di un viaggio che parte dalla Basilicata e giunge fino a Firenze. Beh, questa volta devo dire che un viaggio c'è stato davvero, non è stato solo un viaggio virtuale, c'è stato davvero un viaggio di ben 116 opere, se non vado errato, e che davvero sono partite da Porto Musei della Basilicata e sono arrivate qui nei locali del Palazzo Medici Riccardi. E un pezzo di cultura, un pezzo di paesaggio e di natura sono quindi arrivati qui e nel tentativo di descrivere al meglio la forza delle radici del popolo lucano. Allora, questo progetto è davvero un progetto inedito ed innovativo, e colgo un po' spunto da quello che il direttore Nicoletti ci ha raccontato in questi giorni. Esprime un po' la volontà, quella Basilicata che in questo momento ha tanta voglia di innovare e di innovarsi. E cercando in qualche modo di raccontarsi in una maniera differente, che è un po' quello che facciamo anche noi qui a Firenze con l'Associazione Lucana. Cerchiamo di raccontare una Basilicata diversa, una Basilicata lontana dagli stereotipi del folklore, quindi una Basilicata guidata dalla bellezza, guidata dall'arte, dal paesaggio, una Basilicata in cui c'è una natura che ancora sa sorprendere. Quindi davvero grazie, un ringraziamento di vero cuore all'APT e qui rappresentata dal direttore Nicoletti per aver voluto portare a Firenze questo progetto. Ringrazio tutto lo staff dell'APT perché è stato davvero un duro lavoro, molto impegnativo, quindi ci tengo davvero a fargli il mio ringraziamento personale. E poi chiudo perché davvero voglio essere veloce, perché è giusto che della mostra ne parli chi può parlarne, chi sa parlarne meglio di me. Lancio un messaggio all'APT e alla Regione Basilicata in generale. A Firenze troverete sempre una porta aperta e uno spazio pronto ad accogliere qualsiasi idea e qualsiasi progetto, davvero. Quindi noi ci siamo.